Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti del momento. Sono cose molto random e direi di partire subito dalla cosa che più mi sta ossessionando in questo momento, così ce la togliamo subito e speriamo di proseguire con le nostre vite, perché vi ho fatto una testa tanta su tutti i social di questa cosa, quindi penso che anche voi siate ormai stanchi. Comunque in questo momento sono veramente in fissa con Yuri on Ice. Yuri on Ice è un anime, quindi un cartone giapponese sul pattinaggio artistico su ghiaccio. Ve ne ho parlato molto approfonditamente nel video anime consigliati, quindi vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione il video nel caso foste curiosi, ed è un anime che mi sta prendendo completamente perché mi piace tantissimo il pattinaggio su ghiaccio, mi piacciono molto i personaggi di questo anime, mi piace il fatto che mischi lo sport all'arte, al voler crescere, trovare sicurezza in se stessi e scene nonsense che fanno ridere tantissimo, e quindi mischia tante cose insieme che per me rendono questo anime godibile, fruibile da tantissime persone di tipo diverso, non necessariamente amanti di questo sport, non necessariamente amanti dei cartoni giapponesi in generale. Penso che possa piacere a tanti tipi diversi di persone. Vedo che ultimamente sempre più persone ne stanno parlando, a sempre più persone sta piacendo, quindi sono molto contenta se una piccolissima parte di quelle persone è arrivata a quell'anime grazie a me, perché non lo so, a me piace e ha ispirato veramente tanto e continua a ispirare tantissimo. Ha un opening, una sigla fantastica, molto potente, che ha risvegliato in me tante emozioni diverse, quindi io ve lo consiglio tanto, magari guardatevi almeno il primo episodio per farvi un'idea. Un'altra cosa che sto amando tantissimo in quest'ultimo periodo, vuoi perché mi piace stare al caldo, vuoi perché fuori fa freddo e quindi necessariamente mi devo proteggere dal freddo perché non sono un cucciolo di foca con grasso protettivo, questo maglione in particolare, in generale tutti i maglioncini perché ho una bella sfilza di maglioncini in casa, però questo in particolare lo sto mettendo e sfruttando veramente tantissimo. È un maglioncino di Pull & Bear che avevo preso, mi sembra, ad agosto addirittura, e oltre a questo colore grigio c'era anche blu, se non sbaglio verde e rossiccio. Infatti sono indecisa se prendere anche un altro colore o meno. Non è crop top, però non è neanche lungo, quindi arriva giusto giusto in vita, quindi si può portare tranquillamente con sia i pantaloni a vita bassa che a vita alta, sta bene con entrambi. È leggermente oversize, quindi sta un pochettino grande, comodo, io lo definirei comodo. E niente, lo amo tantissimo, mi avete visto indossarlo in tantissime foto su Instagram, in tantissimi video qua, vi giuro che lo lavo tutte le volte, non lo indosso per 10 giorni di fila anche se mi piacerebbe. Ho notato poi ultimamente che ho più piacere a leggere fumetti rispetto a libri, pensandoci probabilmente perché vedo quel momento in cui leggo un fumetto, soprattutto le graphic novel, come un momento per me stessa, un momento in cui mi ritaglio del tempo per me, per rilassarmi, per svagarmi, per conoscere qualcosa di nuovo, per vivere un'avventura. Non so perché non accada con i libri ultimamente, nonostante io abbia fatto tante letture belle e ne stia facendo tuttora, però sono particolarmente concentrata sui fumetti in questo momento, e in particolare ultimamente ho letto una graphic novel che mi è piaciuta da matti, nel senso che mi ha messo un po' di ansia e di angoscia, però la storia mi ha veramente incuriosita e coinvolta tantissimo. Sto parlando di Plutona. Questo fumetto è edito da Bao e io l'ho comprato a Luca Comics in anteprima. Mi sembra che esca tipo l'11 novembre, quando sarà online questo video sarà già disponibile, e se vi interessa il prezzo di copertina è di 19 euro. Storia di questi 5 ragazzini che scoprono una supereroina, ovvero Plutona, morta, e devono decidere che cosa fare con il cadavere di questa supereroina. Il viaggio che affronteranno, le avventure che si svolgeranno all'interno di questo fumetto metteranno un po' in discussione i personaggi e le loro amicizie, le loro relazioni.
L'ho trovato per questo molto interessante perché è bello vedere diversi tipi di ragazzi barra bambini reagire a un evento così tragico come la morte, soprattutto la morte di un supereroe che tu pensi possa essere invincibile. I personaggi poi mi piacciono veramente tanto perché sono molto diversi, non solo caratterialmente ma anche fisicamente. La diversità è una cosa secondo me molto bella nella letteratura e mi è piaciuto molto ritrovarlo anche in questo fumetto. I disegni di questo fumetto mi sono piaciuti abbastanza, nel senso che non sono i classici disegni che prediligo, però per questo tipo di storia trovo che siano veramente fantastici, perché come vi dicevo nel book haul, nel video acquisti di Lucca, questa copertina mi ricorda vagamente una storia potenzialmente ambientata negli anni 80 con un tocco mystery. In realtà, nonostante i vestiti, i disegni, i colori utilizzati che richiamano, secondo me, tantissimo il mondo degli anni 80, questa storia è ambientata al giorno d'oggi. Si parla di Facebook e ci sono gli smartphone. E finché appunto non entrano in gioco questi elementi, io ero convintissima che fosse una storia ambientata negli anni 80. E questo contrasto mi è piaciuto veramente tanto. Così come il fatto che si parli di supereroi che esistono realmente nella vita di tutti i giorni. Una cosa che finisce in questo video semplicemente perché lo sto utilizzando tantissimo, ma lo utilizzo tanto perché effettivamente mi piace tanto, è questo paio di scarpe che ho preso da ASOS. La forma assomiglia un po' a quelle delle Superga, se non sbaglio, e sono veramente comode, non pensavo potessero essere così comode perché a sentirle sono di pelle ma sembra plasticosa, quindi sarà tipo ecopelle o finta pelle comunque. Invece sono veramente molto comode e hanno la pianta larga, quindi a me piacciono particolarmente le scarpe con la pianta larga, le trovo più comode rispetto ad altre scarpe e poi le abbino facilmente a qualsiasi cosa, sia che io debba uscire la sera sia che io debba uscire durante il giorno, le abbino veramente a tutto, quindi sia per la comodità che la versatilità le trovo veramente fantastiche. E poi circa da settembre che sono in fissa con la cartoleria, non so per quale motivo, perché non faccio più la scuola, non faccio più l'università, quindi non ho particolari esigenze in questo senso, però mi piace organizzare bene la mia agenda, mi piace suddividere le varie categorie con colori diversi, mi piace utilizzare washi tape, sticky note colorati o con forme particolari. Ho iniziato a studiare una nuova lingua, quindi ho iniziato un nuovo quaderno e mi piace fare i titoletti di un certo colore, suddividere le cose, insomma, mi piace fare queste cose qua, quindi fra questa grande categoria della cancelleria inserisco senz'altro questi evidenziatori bellissimi che ho preso su Amazon, che sono color pastello, non sono i classici evidenziatori fluo, sono color pastello e soprattutto sono anche cancellabili. Non so quanto utilizzerò questa funzione del cancellare, perché ho paura poi di consumare la gommina che c'è sotto l'evidenziatore, però mi piacciono tantissimo così color pastello, li trovo molto belli e particolari. Inoltre da AliExpress ho preso questo kit abbastanza semplice di penne colorate che in realtà pensavo fossero dei pennarelli, perché a vederli mi ricordano tantissimo i pennarelli che avevo io a scuola. In realtà sono delle penne con una punta molto fine, che è una cosa che adoro, soprattutto non passa dietro il foglio, almeno non sulla mia agenda, aspetta, ce l'ho qua, almeno non su questa agenda che ho al momento, non passa attraverso la carta. E soprattutto mi sembra di averli pagati circa 2 euro e sono 3, 6... 9, 12 colori, hanno veramente di tutto, dal nero al viola, il lilla, il blu, il marrone, c'è veramente di tutto, io li sto sfruttando veramente tanto. Infine, per quanto riguarda gli sticky notes, nonostante io stia aspettando quelli che ho ordinato a settembre da AliExpress, che si saranno persi da qualche parte, i miei preferiti rimangono questi gattini qua, veramente troppo troppo carini, e poi avevo preso quella volta anche questi qua a forma di pinguino. Ho poi i to-do list con i cagnolini, insomma mi sto sbizzarrendo con queste cose.
Ultimamente mi sto dedicando molto alla cura del mio viso perché penso sia una cosa molto importante che io invece ho sempre un po' sottovalutato negli anni, perché non ho mai trovato prodotti che funzionassero in un qualche modo su di me, che mi aiutassero magari con i miei problemi, con le imperfezioni, che mi idratassero la pelle, quindi ho sempre un po' lasciato perdere perché non riuscivo a trovare effettivamente qualche cosa che mi aiutasse. Ultimamente però appunto sto cercando di informarmi di più sui prodotti e sto cercando dove posso di sperimentare cose nuove. Fra queste ci sono due prodotti Lush che sto amando tantissimo. Il primo è un tonico per viso che non avevo mai provato, in generale non avevo mai provato i tonici da Lush, e questo si chiama Acqua di Sole, contiene acqua di rosa e lavanda, quindi ha un odore molto delicato, molto anche rilassante, possiamo dire, soprattutto la sera lo trovo bellissimo spruzzarmi sul viso questo qua, e va applicato prima della crema idratante. Veramente favoloso, mi sta piacendo tanto. E un'altra cosa che sto amando molto è questa maschera per il viso che è autoconservante, quindi non è una maschera fresca da tenere in frigo, ma una semplice maschera che potete tenere fuori. Ecco, io conoscevo principalmente le maschere fresche da Lush, il problema è che tutte le volte mi scadevano prima di finirle, perché le usi una volta a settimana e purtroppo non utilizzi tutto quel contenuto, quindi se non hai qualcuno con cui smezzarle, con cui utilizzarle, è veramente un peccato. Quindi apprezzo sia il fatto che sia autoconservante perché contiene mele, sia, non vi ho detto come si chiama Mask of Magna Minty, penso. E appunto contiene miele, quindi mi idrata molto la pelle, però allo stesso tempo è a base di menta e argilla, quindi purifica la pelle però non me la secca troppo. Il problema che io generalmente ho con le maschere per il viso a base di argilla è che mi irritano tantissimo la pelle, perché nonostante io abbia appunto dei problemi, delle imperfezioni, delle zone più unte di altre, quando mi seccano così tanto la pelle le maschere, divento fucsia in viso e inizia a prudermi, pungermi, pizzicarmi tutto. Mi dà veramente molto ma molto fastidio. Quindi ho bisogno di maschere purificanti che non mi secchino così tanto la pelle, perché appunto essendo sensibile si irrita. E questa qua, vi giuro, si asciuga ma non si secca. Quindi è una manna dal cielo perché pulisce, purifica il viso, però allo stesso tempo non mi irrita la pelle. Ultimo prodotto skincare che citerò in questo video non è della Lush, ma è un burro cacao che avevo preso a Londra, ovvero Burt's Bees. È praticamente un burro cacao a base di cera d'api e al gusto di menta piperita. Adoro follemente. Anche questo mi sa che si trova su Amazon, tra l'altro, perché non so se lo vendono qua in Italia o meno, però ho visto che su Amazon c'è. E amo tantissimo questo burro cacao, nonostante abbia la forma di una colla, quelle che si utilizzano tipo alle elementari. È veramente buonissimo perché idrata veramente, ma veramente la pelle delle labbra, insomma le labbra le idrata tantissimo, basta veramente poco prodotto. Inoltre il fatto che sappia di menta piperita mi piace tanto perché sa di fresco e mi sento di essere, diciamo, pulita. Non so se avete mai questa impressione, io sono abbastanza fissata con l'igiene e quindi è una cosa che secondo me fa la differenza. Siamo ormai agli sgoccioli, tenete ancora duro, non so quanto verrà lungo questo video. Un'altra cosa che sto utilizzando tanto e che mi sta piacendo moltissimo è questa sacca di Waterstone, che avevo preso anche questa a Londra. È una sacca in canvas, veramente molto resistente. Non ha scompartimenti né niente, è una semplicissima sacca, ma io la utilizzo tantissimo sia per andare a lavoro, ci butto dentro tutta la roba che mi serve e vado a lavoro, sia per magari fare la spesa, la piego, la metto nello zaino, ci metto dentro di tutto. Come vi dicevo, è molto resistente, quindi trasporta qualsiasi cosa, la porto in giro anche quando devo andare magari in libreria, così non mi faccio dare la bustina di plastica, insomma la utilizzo per qualsiasi tipo di cosa. Ultimissimo preferito di questo periodo, le candele Yankee Candle. Non potevo non inserirle in questo video perché ultimamente sto guardando e cercando soltanto Yankee Candle. Quando inizia il freddo fuori io mi rintano in casa, accendo una candela che abbia un odore speziato o dolce, perché mi riscaldano veramente tanto. In particolare sto accendendo e alternando queste due, che sono Rhubarb Crumble, che ha un odore dolce
e un pochettino speziato, una via di mezzo, mentre quest'altra fa parte della linea festiva di Natale, si chiama Candy Cane Lane, che sa invece di bastoncini di zucchero alla menta. Non è dolce assolutamente, però è molto fresco ed è una cosa che mi piace molto alternare appunto a un odore invece più dolce, più caldo, più speziato. Questi erano quindi i miei preferiti dell'ultimo periodo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, che cosa sta piacendo a voi ultimamente, se avete dei consigli da darmi, insomma sono sempre ben accetti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!